Maria Francesca Riga. Con piacere sono qua oggi a fare questo intervento sull'agriomeopatia. Io gli ho dato come sottotitolo a questo argomento l'omeopatia in agricoltura, una rivoluzione sostenibile. Ho voluto inserire una frase di Mahatma Gandhi: l'omeopatia è il metodo più avanzato e più raffinato che consente di trattare il paziente in modo economico e non violento. Ed è questo che vogliamo anche applicare sulle piante, trattarle in modo economico e non violento. Entrando in questo argomento, ovviamente con le possibilità tecnologiche che si hanno al giorno d'oggi, sono andata alla ricerca di tutto quello che si trova sia in termini di libri sia in internet. Sono andata alla ricerca quando e dove è partita l'omeopatia e ho trovato una cosa interessantissima. Proprio in Alto Adige, questa è un'etichetta di una cassetta di mele, quando le mele venivano ancora vendute in cassette di legno da 10 kg, e l'etichetta veniva fissata sul fianco, è del 1983, e con la dicitura di produzione biologica omeopatica. Si tratta di mele. Il signor Siegfried Prinzi, che è omeopata, se si fa una ricerca col suo nome su internet, lo si trova anche come pioniere dell'iridologia. Lui ha creato un gruppo di agricoltori biologici e dava lui le indicazioni come trattare le piante, come trattare i meli in particolare. Con l'omeopatia produceva lui i rimedi, li passava agli agricoltori e è interessante che ha lasciato ovviamente anche i protocolli di quali erano i rimedi che lui utilizzava, ho potuto visionare anche questi protocolli. Utilizzava il digitalis e camomilla. Camomilla la utilizzava per il terreno, proprio per vitalizzare il terreno, per stimolare anche la decomposizione di sostanze organiche presenti nel terreno. Lui applicava questi rimedi con una diluizione più bassa e faceva 2 o 3 trattamenti in una stagione, andando ad aumentare la diluizione dalla 6 alla 30. Ecco, perciò questa è una testimonianza di più di 30 anni fa, quando è venuto a mancare lui, purtroppo non è più stato portato avanti l'argomento, il gruppo di agricoltori biologici è rimasto, ma hanno iniziato a seguire le indicazioni che venivano date da altri e seguono sempre ancora la pratica del biologico, ma con prodotti che si trovano sul mercato, che sono ammessi in agricoltura biologica. Invece, il vero pioniere di quello che è l'agromeopatia oggi è Vaikuntanath Das Kaveram. Lui era un omeopata olandese e veramente con più di 20 anni di esperimenti, di studi, di approfondimenti in grandi campi, ha creato una base in questa scienza, in questo argomento che oggi possiamo osservarlo come un grande tesoro sul quale lavorare. Non dobbiamo partire e dire proviamo, no, abbiamo un grande tesoro che possiamo utilizzare, che possiamo approfondire ed allargare. Giusto per partire, prima di approfondire, quali sono i vantaggi di questo metodo innovativo in agricoltura? Non ci sono residui tossici, può essere applicata preventivamente per rafforzare le piante, per curare le piante in caso di patologia o di infestazioni di vario genere, che sia virale, batterico, malattie fungine o anche parassiti. Non danneggia l'ecosistema, non inquina terreno e non inquina le acque, aiuta a migliorare
la qualità del terreno, riequilibrando le sostanze nutritive, e poi andremo ad approfondire dopo. Non danneggia gli insetti utili, predatori naturali, neanche gli insetti impollinatori. Può essere anche applicata per migliorare la qualità e la quantità nel momento della fioritura, oppure anche per in determinati momenti della stagione ridurre l'acidità, se magari sono stagioni molto, molto piovose e si arriva l'autunno che magari l'uva non ha il tasso di zucchero sufficientemente alto per produrre il vino, si può intervenire anche con un rimedio idropatico, ad esempio la camomilla, che aiuta questa concentrazione di zuccheri anche in pochi giorni. Un'altra cosa per l'ambiente assolutamente più positiva: piante sane assimilano più CO2 ed è un fattore molto molto importante per l'ambiente. Ecco, avendo sentito questi vantaggi, non possiamo che vedere l'omeopatia come una grande opportunità. Dobbiamo iniziare a osservare le piante come parte di un insieme legato alla terra, al territorio, alle circostanze e anche alle circostanze climatiche, e soprattutto anche noi, anche l'uomo, fa parte di questo insieme. Siamo quello che mangiamo. Adesso, per fare un breve riassunto di qual è la situazione in agricoltura oggi, delle pratiche agricole più comuni, possiamo dire che ci sono vari particolarità, varie situazioni che portano alle problematiche, alle patologie che spesso incontriamo. In omeopatia, in questo senso, si parla di miasma. C'è la monocultura rappresenta un grande problema, e si parla in questo senso di miasma dello stress. Non c'è la varietà che garantisce una maggiore salute delle piante, e soprattutto spesso la distanza tra una pianta e l'altra è troppo ravvicinata, per fare due esempi di problemi della monocultura. Il suolo è privo di materiale, di sostanze organiche, ed ecco che da qui deriva il miasma delle malattie fungine. Questo è dovuto a... le piante vengono nutrite con sostanze chimiche, con azoto e così via, tutte le sostanze che sembrano necessarie per la crescita, ma non sono a base organica. Poi abbiamo il miasma della carenza dei microelementi, oppure del giusto rapporto tra le sostanze nutritive e i microelementi. Essendo il rapporto non è giusto nel terreno, magari viene bloccata anche l'assimilazione di determinate sostanze che sono presenti. Perciò la pianta assimila le sostanze in modo non equilibrato, di conseguenza si ammala molto più facilmente. E poi abbiamo il miasma dei veleni chimici, dei pesticidi e di tutte le sostanze che vengono applicate proprio sulle foglie. Le foglie, che sono l'apparato respiratorio delle piante, non riescono più a respirare, non riescono, e si blocca qua tutto il ciclo importante per una pianta sana. La natura poi spesso cerca di riconquistare un equilibrio. Riconquistare l'equilibrio alle volte viene anche espresso in una forma di malattia. Come interviene l'agricoltura che noi oggi conosciamo? Sopprimendo questi sintomi, queste malattie che sono una conseguenza di questi miasmi che abbiamo adesso sentito. Dobbiamo dunque imitare la natura, ma la natura vera, dove c'è la biodiversità, per riconquistare questo vero equilibrio. Faccio alcuni esempi. Considerare il beneficio delle piante consociate, perciò vedere quali sono le piante più adatte da stare una vicino all'altra e portarsi a vicenda dei vantaggi,
in questo senso, se non è possibile mettere le piante consociate in modo materiale, possiamo intervenire col rimedio omeopatico della pianta consociata. Dobbiamo osservare il rapporto parassiti, predatori e piante, capire qual è la causa, perché ci sono, c'è la presenza di un parassita, perché non c'è la presenza del predatore, e perciò considerare tutti questi fattori. E soprattutto dobbiamo restituire al terreno le sostanze necessarie, vedere che ci sia che ci siano microorganismi nel terreno che lavorano, vedere che ci siano sostanze vere, sostanze sane all'interno del terreno. Mi è piaciuto questo paragone della pianta all'uomo, e è inserito all'interno del poema epico dell'India Mahabharata, dove le piante vengono paragonate all'uomo come segue. La bocca si trova nella terra, cioè le radici, poi abbiamo il cuore, il punto tra radici e gambo e tronco, e poi abbiamo l'apparato di digestione, di respirazione, le ghiandole sudoripare nelle foglie. E se partiamo da questo paragone della pianta all'uomo, allora abbiamo a disposizione tanti rimedi omeopatici che vengono anche usati in medicina umana. Ecco, i rimedi omeopatici che vengono usati in agricoltura derivano, come in medicina umana, dal regno minerale, e qua sono tutte, ad esempio, una grande importanza hanno qua le sostanze nutritive, le sostanze nutritive delle piante, derivano dal regno vegetale, e qua va data una particolare attenzione alle piante consociate. Ad esempio, faccio un esempio proprio banale che tutti conosciamo, pomodori e basilico. Il basilico risulta essere una pianta consociata del pomodoro. Se piantiamo basilico vicino alle piante di pomodori, sono più resistenti, crescono meglio e sono meno soggette a malattie fungine e addirittura meno soggette ad attacchi da parassiti. E se non abbiamo in grandi serre, in grandi coltivazioni, la possibilità di piantare il basilico materialmente vicino ai pomodori, possiamo applicare una volta a stagione sulle piante di pomodori occinum basilico, e fa lo stesso effetto del basilico piantato materialmente. Poi abbiamo rimedi che vengono dal regno dei funghi, e anche questi possono essere applicati, anche se attualmente questo è un campo ancora poco, con poca esperienza, non è stato sperimentato ancora a fondo, e su questo c'è sicuramente ancora molto da lavorare, anche perché i funghi sono proprio un elemento molto importante del terreno. Abbiamo dei rimedi che vengono dal regno animale, e qua va data particolare attenzione ai predatori. Se osserviamo parassiti, dobbiamo anche osservare quali sono i predatori di questi parassiti. Nella lotta biologica, che funziona molto bene, vengono applicati i predatori per limitare o addirittura eliminare del tutto il problema dei parassiti. Questa cosa è molto complicata, perché i predatori non sono attivi su tutti gli stadi dello sviluppo di un parassita, perciò è difficile riuscire a conciliare le tempistiche del predatore e del parassita nel momento del bisogno. Se interveniamo in questo senso con il rimedio omeopatico del predatore, possiamo applicarlo preventivamente o proprio nel momento che ne abbiamo la necessità. Ecco,
appunto questo che ho già spiegato, questa, la semplicità di applicare questi predatori. Faccio alcuni esempi, la coccinella sugli afidi. Questa soluzione l'ha trovata Cargill, e ha provato con tanti rimedi derivanti dal mondo vegetale, a tenere lontani gli afidi dalle varie piante, e però riusciva a ridurre, riusciva ad avere qualche piccolo risultato, ma non soddisfacente. Osservando poi un giorno nel giardino quanti afidi riusciva a divorare una sola coccinella in breve tempo, ha pensato: adesso lo provo in forma omeopatica. E da lì che lui ha sviluppato poi vari predatori da applicare su varie problematiche, su vari predatori. La vespa cradro, che è un insetto che divora tantissimi altri insetti che danneggiano le piante, può essere applicata su varie tipologie di parassiti. Anche la libella è un predatore che funziona molto bene. Poi abbiamo, partendo dal mondo minerale, abbiamo la problematica delle sostanze nutritive. Qua spesso, se non si riesce a capire da dove possono venire determinate malattie che portano le piante a, ad esempio, che i frutti cadono in tempi precoci, o la fioritura non è sufficientemente sviluppata, o le foglie che ingialliscono, insomma varie problematiche, spesso sono da ricondurre a carenze o di microelementi o di sostanze nutritive. E qua si può intervenire con vari rimedi omeopatici che derivano dal mondo minerale. E la cosa interessante che va riportata alla caratteristica dell'omeopatia è che questi rimedi funzionano sia se parliamo di carenze di queste sostanze, sia se parliamo di eccessi di queste sostanze, perché anche eccessi possono portare a problematiche, a malattie delle piante. Ed ecco che i rimedi omeopatici in questo senso possono aiutare, dare l'informazione alla pianta e di conseguenza portare un equilibrio nel rapporto delle sostanze e nella assimilazione delle sostanze in tutti i due sensi. La silicea è uno degli elementi che in agricoltura è molto molto importante, è uno dei rimedi che può essere applicato per tantissime problematiche. Anche considerando il fatto che la silicea è presente in quantità abbastanza importanti nelle piante. Può essere utilizzata per incentivare e stimolare la germogliazione delle piante, dei semi. Può essere utilizzata per dare un supporto alle piante nel momento che viene trapiantata, che è messa, cambiata, o perché viene cambiato il terreno, o trapiantata. Può essere di grande aiuto se si vedono sugli alberi problematica della corteccia che magari si stacca, allora aiuta, in pochi giorni si vede la riadesione della corteccia. Questo per fare alcuni esempi dell'importanza delle grandi possibilità della silicea. Addirittura porta grandi vantaggi per il terreno, e si è potuto verificare che aiuta
in un terreno che magari sembra idrorepellente, vuol dire che non riesce a contenere l'acqua, in una settimana o poco più il terreno cambia proprio questa caratteristica, riesce a contenere l'acqua e la necessità di innaffiare spesso si riduce proprio drasticamente, oppure in realtà dove non c'è la possibilità di innaffiare le piante non soffrono così di siccità. Perché parliamo di rivoluzione? L'ho già accennato brevemente prima, ma voglio un attimino approfondire questi argomenti. Possiamo rafforzare le piante e prevenire tante malattie. E qua si parla anche di rimedi costituzionali come medicina umana. Per capire la costituzione, qua si rifà, bisogna vedere soprattutto la famiglia, a quale famiglie appartengono le piante, e da qui si può risalire a rimedi costituzionali. Si possono prevenire delle malattie delle malattie patogeni, e spesso basta un unico trattamento, perché le piante sono molto sensibili, riescono a prendere l'informazione di questi rimedi, e se non ci sono fattori particolari che magari bloccano questa informazione, che bloccano il processo messo in atto da questo rimedio, non c'è bisogno di intervenire una seconda volta o ripetutamente. Fattori che possono bloccare questa informazione, questo processo, possono per esempio essere determinati concimazioni con rimedi chimici. Successivamente, in questi casi, a volte è necessario ripetere il trattamento. Con l'omeopatia possiamo appunto tenere lontani o allontanare i parassiti con vari rimedi e soprattutto anche con predatori, con dinamizzati. Possiamo curare malattie fungine, batteriche e virali e, come abbiamo già detto prima, migliorare la qualità. Come si procede? Qual è l'approccio per iniziare questo modo di cura, questo nuovo modo di agricoltura? Allora, anzitutto bisogna conoscere le caratteristiche del patogeno o del parassita. Bisogna capire di cosa si tratta: è una malattia fungina, sono malattie batteriche, quali sono le caratteristiche, come si sviluppa il patogeno, quali sono le condizioni che favoriscono, quali sono le condizioni che possono comunque rallentare il patogeno. La stessa cosa nel parassita: bisogna capire quali sono i vari stadi del parassita, stadio larvale, stadio adulto, dove si riproducono i parassiti. Perciò bisogna proprio studiare a fondo le patologie e le problematiche. Poi ci vuole un'osservazione dell'avvenimento della patologia o delle cause. Vuol dire bisogna osservare quali erano le circostanze da dove è partita la problematica. Ci sono state situazioni climatiche particolari, c'è stato un avvenimento o un cambiamento nella pianta particolare, perciò bisogna proprio osservare quali sono, poi una volta avvenuto la patologia, quali sono i cambiamenti nella pianta, i cambiamenti sulle foglie, i cambiamenti delle radici, la caduta del frutto, il cambiamento del colore, perciò osservare queste particolarità. Poi bisogna cercare di capire i fattori eziologici, traumatici, la causa, dove può stare la causa di queste problematiche. E poi le piante
sono legate a un posto, non possono spostarsi, non possono scegliere il proprio posto, non possono scegliere il proprio terreno, li abbiamo piantati lì, ecco che dobbiamo andare a osservare anche lo stato del terreno, le sostanze nutritive, la presenza di microorganismi, quali microorganismi, il pH, è adatto la tipologia di pH per il tipo di coltura, perché ogni coltura ha necessità diverse. E poi ovviamente capire, allargare anche l'osservazione alle condizioni climatiche, all'ambiente, a quali sono le tipologie di colture nei terreni vicini, quali sono piante particolari della zona, di un determinato territorio. Poi di conseguenza può anche cambiare la scelta di un rimedio, che può magari essere su una stessa problematica, può essere diversa a 1400 metri rispetto a essere magari vicino al mare, vicino alla spiaggia, dove l'aria è diversa, dove il clima è diverso, e così. Ecco che siamo tornati a quello che è il principio dell'omeopatia: guardare, osservare l'insieme dei sintomi, l'insieme delle caratteristiche della pianta e dell'ambiente e delle circostanze. Osservate tutte queste cose, si può individuare e arrivare a una scelta di quali possono essere i rimedi idonei. E poi si parte all'applicazione. Questo? Ecco, io a questo punto, che dopo aver spiegato come avvicinarsi, come individuare il modo migliore o i rimedi migliori, vorrei fare alcuni esempi pratici su alberi da frutta, su frutteti. E voglio partire dalla vite. La vite, che come sappiamo è una pianta che può portare varie problematiche nell'arco di una stagione, da malattie fungine che possono essere la peronospora, la oidio, da parassiti, ad esempio il cecidomiade, perciò può portare varie problematiche, e a seconda dell'annata, dell'umidità, del clima e così via, necessita di un numero di trattamenti in una stagione che è abbastanza consistente, che può variare dagli 8 trattamenti ai 15 o anche più trattamenti di una stagione. Quali possono essere i rimedi da prendere in considerazione? Adesso io ho fatto alcuni esempi, possono essercene altri, però per fare alcuni esempi di quali possono essere rimedi da tenere in considerazione sulla la vite. Abbiamo l'issopus, che è una pianta che va considerata pianta consociata della vite, e questa può essere di conseguenza applicata a inizio stagione quasi come rimedio di costituzione, per dare alla pianta un'informazione di stimolo, di salute, di equilibrio ambientale, e dare di conseguenza l'informazione di uno sviluppo positivo alla pianta. E spesso l'esperienza ci ha, in Germania, ha mostrato che dopo 2, 3 anni, 4 anni che le viti vengono trattate con metodi omeopatici, addirittura basta un unico trattamento a stagione con questo rimedio, e se il clima non è particolarmente umido o difficoltoso, non c'è bisogno di intervenire con nessun altro rimedio su malattie fungine. Abbiamo l'Argentum metallicum,
in particolare che può anche essere di grande aiuto alla vite per rafforzare, per aumentare la fitosintesi, anche questo dato in modo preventivo per rafforzare la pianta. Poi abbiamo i rimedi che possono essere utilizzati in caso di malattie fungine: il sulfu o il cuprum metallicum, il natrium sulfuricum. Il sulfu è un rimedio che funziona molto bene come primo intervento. Se parliamo di colture che andiamo a trattare per la prima volta, che nelle stagioni precedenti hanno avuto, questo pianto ha avuto bisogno di 5, 6, 10 interventi contro malattie fungine, di conseguenza comunque piante che sono molto soggette a queste malattie, un unico intervento di sulfu a inizio stagione aiuta anche dopo e migliora l'effetto di qualsiasi altro rimedio che si va ad applicare per patologie che possiamo comunque incontrare nelle prime stagioni di trattamento con rimedi omeopatici. Il cuprum metallicum, che funziona contro malattie fungine anche in agricoltura biologica, funziona anche come rimedio omeopatico. Poi il natrium sulfuricum, una particolarità di questo rimedio contro le malattie fungine è proprio se osserviamo che l'inizio della patologia avviene dopo giornate umide, calde, e questo rimedio risponde particolarmente bene se l'inizio avviene dopo queste condizioni climatiche. La silicea per la vite è un rimedio che può dare grande aiuto nel momento della fioritura o della legagione. Può proprio stimolare in modo positivo questa fase dello sviluppo della pianta. La tuia, se osserviamo questa foglia che ha queste bollicine, si tratta di un parassita che si crea praticamente queste bollicine, succhia dalla pianta. La pianta subisce delle punture, è una specie anche di avvelenamento, con la foglia si accartoccia, e la tuia risponde molto bene in caso di infestazione di parassiti che pungono, che avvelenano la pianta, che attaccano alle volte anche la parte lignea. Ovviamente dopo il trattamento con tuia non si riesce a recuperare la foglia, rimangono ovviamente secche questa parte della foglia, ma non c'è più il problema che poi vengono attaccate altre foglie, o si riesce comunque a risolvere il problema. Poi magari non è tanto sentito qua in zona, gli agrumi è una pianta che magari qua al nord non sono così diffusi, ma lo stesso ho voluto portare anche questo argomento. Di recente sono stata nel Salento e questo problema sugli agrumi è molto molto sentito. Le piante di agrumi praticamente sono nere, hanno questa fumagine diffusissima, non respirano più, e è una malattia fungina, però che osservando così non si riesce, magari come primo approccio, magari non si riesce a capire. Anche gli agricoltori mi dicevano: ma come posso fare a risolvere questo problema della fumagine? Osservando bene,
agro, oppure anche parlando con gli agronomi che ben sanno di cosa si tratta, è una conseguenza di un parassita che si chiama Aleuromantis spiniferus. È questo parassita si ferma sulla parte inferiore delle foglie, succhia la linfa dalle foglie e crea una melassa che cade sulle foglie vicine, sulle foglie sotto, e poi questa fumagine, questo fungo si nutre di questa melassa e le foglie praticamente non respirano più. Come si può intervenire in questo senso? Allora, abbiamo provato, come proprio per far di nuovo respirare la pianta, come primo intervento abbiamo applicato il sulfuro. Ed è stato sorprendente. Dopo solo una settimana, questa fumagine che a toccarla, a tatto, inizialmente era oleosa quasi, era proprio appiccicata alle foglie, dopo una settimana era secca questa, e a toccare tanto si spolverizzava e cascava dalle foglie, che dopo le foglie erano in perfette condizioni. Perciò il problema della fumagine con il sulfur siamo veramente riusciti a risolvere. Però se non si risolve il problema del parassita, si ricreerà di nuovo. E adesso i risultati non ci sono ancora, ma a breve insomma vedremo quale sarà la soluzione migliore. Il parassita più indicato, il predatore più indicato di questo parassita sarebbe l'Encarsia smithii, la quale non, in questo momento non ce l'abbiamo ancora in forma patica, e abbiamo provato in alternativa l'Encarsia formosa, che potrebbe essere della stessa famiglia, potrebbe essere simile, e vediamo i risultati che ci danno. Stiamo provando anche il Coccus cacti, che anche questo secondo me ci potrà dare dei buoni risultati, e in questo caso si riuscirebbe a risolvere definitivamente il problema anche della fumagine. Poi, molto più diffuso invece qua in zona, è il pesco. La bolla del pesco sicuramente tutti l'avete già vista, si sente parlare molto. Il pesco, soprattutto negli ultimi anni, è una di quelle piante che dà grandi problemi e necessita di tanti trattamenti. Abbiamo l'esperienza di Cavirai, che è stato lui già a trovare la soluzione. Praticamente ha applicato Tuia su un albero di pesco che portava questo problema, e dopo 4-5 giorni questa bolla si è seccata completamente, alcune foglie ovviamente sono cadute, ma ha risolto il problema della bolla in pochissimi giorni. Il pesco spesso è anche intaccato da afidi. Gli afidi neri poi attirano formiche, attirano le forbici, chiamiamo spesso forbici o forficole, perciò dopo quale insetto ha causato anche l'arrivo di altri, spesso bisogna proprio andare a osservare a fondo. L'afide nero si può combattere benissimo col natrio muriatico, oppure anche con la vespa cratro. La silicea va comunque anche sul pesco evidenziata, perché anche la formazione
soprattutto se gli alberi hanno subito attacchi di bolla o attacchi di afidi o così via dopo la pianta è indebolita, e allora succede spesso che i frutti cadono in modo precoce o la fioritura non si sviluppa sufficientemente. Perciò anche in questi casi, soprattutto se la pianta ha superato attacchi di altre problematiche, la silicea è un ricostituente, è un grande aiuto per la pianta. Il melo, forse meno diffuso in questa zona, molto diffuso invece in Alto Adige, anche il melo con problematiche varie. Forse qualcuno ha visto anche di recente servizi su canali televisivi pubblici dove hanno fatto vedere quanti trattamenti vengono fatti sui meli e quante sostanze chimiche vengono applicate, perché effettivamente ce n'è bisogno. Se queste colture non vengono più trattate, effettivamente non sia più possibile avere delle mele presentabili a settembre. Abbiamo l'apide, abbiamo la ticcioratura, la muffa, la carpocapsa, il fitoplasma, perciò veramente le problematiche del melo sono molto pesanti. Come rimedio costituzionale, io vorrei qua evidenziare il digitalis, e questo anche digitalis, oppure anche, che è molto simile, si avvicina molto con le caratteristiche, il laurocerasus. Il digitalis era uno dei rimedi che era anche già stato usato 30 anni fa dal dottor Rizzi in Alto Adige come prima esperienza, ed è interessante questo rimedio perché la pianta digitalis ha un'alta concentrazione dell'acido cianibrico, l'acido cianibrico è presente in quantità elevate nel seme del melo. Sappiamo che ogni pianta crea delle sostanze particolari, e ogni coltura ha una sostanza diversa che funge da autodifesa della specie, ed è di conseguenza presente in quantità più concentrate nel seme, o nella buccia del seme, o nel seme. E questo acido è presente in quantità elevate nel seme del melo. Ecco perché il dottor Rizzi è arrivato a individuare questo rimedio come rimedio costituzionale del melo. Abbiamo poi rimedi di sulfur, che lo ripeto, funziona molto bene, può essere applicato su colture che da anni sono state trattate con rimedi a base di zolfo, a base di rame, se parliamo di produzione biologica, oppure sono state trattate le colture anche con altri rimedi chimici. Il sulfur è quel rimedio che aiuta a introdurre questo nuovo metodo di cura che è l'omeopatia. Aiuta proprio a disintossicarsi, da questo aiuto di disintossicazione della pianta, per poi renderla più sensibile anche ai trattamenti e ai rimedi successivi che andiamo ad applicare. Abbiamo la coccinella, quindi anche il coccus cacti, che possono essere applicati se parliamo di afide, la nigero, tutti e due con dei risultati molto buoni, molto convincenti. Abbiamo l'arsenico, o meglio, siamo in fase di sperimentazione sull'arsenico.
sul fitoplasma, che è una patologia del melo batterica. Quali sono i sintomi della pianta per spiegare quale può essere il motivo dell'utilizzo di questo rimedio? La pianta sembra quasi come un banco, ha delle crescite, delle forme, delle foglie addirittura diverse, dei rami che sembra che si formino una specie di scopa, perciò una formazione. Completamente, una crescita completamente che è andata completamente fuori dal normale, fioritura in fase autunnale, perciò proprio non ci sono attualmente cure, non ci sono cure neanche a livello chimico di questa patologia, l'unico modo è togliere quegli avviali che hanno questi sintomi, togliere questi con altri, e attualmente stiamo testando su alcune colture, su alcune realtà dove già in primavera abbiamo visto che ci possono essere dei sintomi sospetti, con l'arsenico per questa caratteristica, il panico, per questa ricerca di, come posso dire, di reazione diversa dal solito. E vediamo quale può essere il risultato poi che si vedrà a fine estate. La bella donna era già testata da Carla sul melo ed è da lì che lui ha iniziato questo interesse per l'omeopatia per l'agricoltura. La sua prima esperienza è stata sul melo, che aveva delle macchie rosse, marroncine, sia sulle foglie sia sui frutti. Secondo la descrizione del proprietario del vino, i sintomi erano apparsi nel giro di pochi giorni. Non è stato uno sviluppo lento, è stato proprio uno sviluppo acuto. Osservandolo, il colore del sintomo, osservando questi punti sparsi in modo abbastanza uguale dappertutto, uniforme, ha pensato alla bella donna, ha fatto un trattamento con bella donna e i sintomi sono scomparsi in 2 o 3 giorni. Ed è da lì che lui ha detto: voglio intraprendere questa strada, voglio fare altri esperimenti. La Conitu, che anche come la bella donna, in su sintomi simili, la Conitu, bella donna, che anche funziona in questa tipologia di problemi. Ecco, un'altra problematica che vorrei portare è la drosophila suzuki. È un parassita che è anche abbastanza nuovo, è da pochi anni che è in Italia. Penso che dal nome non sia necessario spiegare da dove è stato importato, e i frutti come ciliegie, come lamponi, fragole, uva, nel momento della maturazione, perciò una, 2 o 3 settimane dalla maturazione, perciò anche a livello chimico non si può intervenire. L'anno scorso abbiamo fatto qualche esperimento con risultati non ancora soddisfacenti, direi discreti, ma non soddisfacenti. Purtroppo siamo intervenuti nel momento, nella fase acuta, dove la presenza, l'infestazione era già molto molto avanzata,
particolare, anche questo parassita attacca i frutti proprio poco prima della raccolta, e in particolare anche proprio nei periodi caldi, perciò fine estate, inizio settembre, vengono deposte all'interno del frutto dalla mosca adulta allo sviluppo della nuova mosca, perciò lo stadio larvale è proprio brevissimo all'interno del frutto, che praticamente viene distrutto da questa larva. Perciò possiamo immaginarci quanto velocemente si diffonde quando c'è la presenza di 5 mosche in un frutto, in una o due settimane veramente c'è già un'infestazione che si allarga in modo sproporzionato. Ecco perché non abbiamo ancora potuto osservare sufficiente, insomma, non abbiamo potuto arrivare a dei risultati soddisfacenti. I rimedi che abbiamo preso in considerazione sia l'anno scorso, sia quelli che vorremmo prendere in considerazione, che stiamo prendendo in considerazione quest'anno, sono vari predatori e anche non come predatore ma come altra sostanza, e Bismutum subnitricum, che poi magari è sbagliata magari sbagliato come approccio, ma solo facendo degli errori si possono anche arrivare a delle soluzioni in questo campo. La frutta o il frutto, prima intatto, in pochi giorni dopo essere stato attaccato, dopo la deposizione delle uova, diventa acido. Praticamente noi si direbbe il frutto è andato male, sta marcendo. Ecco perché vogliamo tentare anche con questo rimedio, che potrebbe in questo senso avere una logica. Poi vedremo se darà dei risultati. La sua, prego. E è un'ipotesi di pirogenio in questo caso? Per lei è un'ipotesi pensabile nella sua esperienza? Non ho sentito. Un'ipotesi di pirogenio. Pirogenio, sì. Dato che lei ha descritto il frutto, sì, che praticamente in poco tempo, in poche, sì, ore, va incontro a una decomposizione. Sì. Bellissima questo suggerimento. Ma volevo sapere se aveva esperienza. No, non abbiamo esperienza, no, non sto proprio cercando di. Bellissimo questo suggerimento. Infatti non sono segnata, perché essendo detto, poi uno sove. Certo, infatti. Infatti. Io l'ho usato pirogenio quando mi trovavo con i pomodori marci in mano, o sui pomodori sono sicura, su altro non ho memoria. Sì. E devo dire che con sorpresa. Ecco, succede. Perciò bellissimo questo suggerimento, grazie. Proprio per evidenziare anche che non c'è una soluzione su queste problematiche magica adesso, ma si sta testando vari rimedi proprio su questi parassiti, oppure su queste patologie che negli ultimi anni sono o di importazione o sono arrivati nelle nostre zone, e sembra anche non ci siano cure né in agricoltura biologica né sostanze chimiche. Grazie. Poi abbiamo il tuia che vogliamo provare. Tuia è particolare proprio là dove le punture di insetti possono creare dei danni alle piante. In realtà anche la mosca fa una puntura per deporre le uova all'interno, e vediamo quali saranno i risultati che ci può portare questo rimedio. Poi c'è la libella, che è un predatore di questa mosca, della
un predatore dello stadio adulto, perciò, e anche canfora, canfora proprio per vedere se riesce a tenere lontana in qualche modo il parassita, in modo che non si avvicini, che proprio non abbia lo stimolo di andare a deporre le uova su questa pianta. Magari questa informazione di questo odore, di questa sostanza, magari può tenere lontana, lontana la pesca. Come? Anche l'ortica ores. Sì, quella no. L'abbiamo provata, però non ha funzionato. No, no, quella non ha funzionato. Non ha funzionato. C'è stato invece un, ecco perché l'ho sempre lasciato ancora dentro, con la canfora c'è stato una risposta. Una risposta, sì. C'è stata una risposta. Poi si direbbe che i parassiti sono più sensibili, sì, all'aspetto olfattivo. All'informazione. Non, all'informazione olfattiva, però. Sì. Che non ha un'informazione, come può essere l'ortica, che è più... si può trarre questa conclusione, esattamente, si può trarre questa conclusione. Non ha risposto purtroppo nello stesso. Ecco, questo era un attimino per... Posso chiederle, per il bosso che è devastato. Avete già fatto una mamma che stamattina sì. Io faccio giardini, ho veramente un gran problema per il bosso. Magari poi ne parliamo un attimino, oppure se le domande ci sono. Sì. Allora, per concludere, adesso abbiamo visto alcuni esempi, voglio comunque ripetere, non c'è la soluzione magica, bisogna osservare sia che si tratti di parassiti, sia che si tratti di altre malattie o di patogeni, bisogna veramente sempre osservare l'insieme. Però andiamo alla cosa pratica, al dosaggio e alle modalità di applicazione. E qua noi abbiamo seguito e stiamo seguendo i suggerimenti di Cardinal, sia come dosi, sia anche come diluizioni. I 10 ml di prodotto in medio su 10 litri di acqua, e così si moltiplica. Se si parla invece di superfici, si parla di mezzo litro a ettaro. Questo che su 500 litri di acqua, ma si suggerisce questa dose anche se su determinate colture si fa l'applicazione con una quantità inferiore di acqua. Questo può succedere se si fanno i trattamenti dopo piogge, se il terreno è saturo di acqua e così via, è ovvio che non si va a dare grandi quantità di acqua, ma si riduce la quantità di acqua e si mantiene comunque sempre la dose di rimedio a ettaro, a superficie. Le modalità di impiego sono molto semplici, però ci sono alcune cose che vanno osservate. I trattamenti possono essere fatti sia via fogliare, sia via radicale, graffiando. Importante non fare i trattamenti sotto il sole, perché i raggi UV possono ridurre, o meglio bloccare l'effetto nel giro di poche ore. Usare contenitori puliti, questo va da sé. Se io ho fatto ieri un trattamento, magari anche su altre colture o altre piante, con sostanze chimiche o anche non, è ovvio che bisogna lavare o usare contenitori puliti. Un suggerimento pratico, se si usano grandi quantità di acqua, invece di prendere la dose di rimedio magari su 500 litri di acqua o su 100 litri di acqua, usare la dose di 100 ml, metterla in un grande contenitore, è consigliabile prendere prima una bottiglia, che può anche essere una bottiglia dell'acqua minerale, mettere la dose di rimedio, aggiungere dell'acqua, mezzo litro così, agitare bene e poi aggiungere questa diluizione alla quantità di acqua necessaria per fare l'applicazione, perché si facilita la distribuzione del rimedio all'interno di grandi quantità di acqua.
Poi da considerare ancora di non fare trattamenti con altri rimedi nello stesso tempo oppure pochi giorni dopo, perché alcune sostanze possono antidotare, possono bloccare l'effetto in corso che siamo andati l'informazione che abbiamo dato alla pianta che ha causato una reazione, determinate sostanze possono andare a bloccare questo. Se invece sono necessari poco tempo dopo trattamenti, che può succedere, allora in quel caso è consigliabile ripetere il trattamento. Ecco, questi sono i suggerimenti pratici per l'applicazione. Ecco, tanto grazie per l'attenzione. Speciale. Bravo.